Salve ragazzi, ben ritrovati. Come state? Allora, quelle di oggi saranno delle pagelle ovviamente abbastanza positive, nel senso che ieri la Juventus ha disputato una buona partita, ha ottenuto i 3 punti, che era la cosa più importante, e soprattutto ci ha dimostrato che quando vuole, quando è un po' più libera a livello mentale, e ovviamente sempre rispettando il Crotone, ma sottolineando che è una squadra che lotta per non retrocedere, beh, la Juventus è in grado di fare delle partite quantomeno dignitose. Ok, con calma, perché so che qualcuno è già agitato. Prima di iniziare c'è OneFootball, qui sotto in iscrizione, è lo sponsor di questo canale YouTube e vi consiglio di scaricare OneFootball per avere sul vostro telefono, sul vostro cellulare, un'applicazione che può aiutarvi a comprendere a 360 gradi il mondo Juve post partita e ovviamente le preparazioni alle partite successive. Quindi ve lo consiglio, gratis per iOS e Android. E ovviamente un mi piace, un'iscrizione a questo canale, siamo come sempre quasi a 200.000 iscritti e li stiamo aspettando con grandissima ansia. Stiamo aspettando più la Champions League o i 200.000 iscritti? No, forse la Champions League a prescindere, ma mi fa piacere comunque arrivare a 200.000. Allora, la partita è stata una partita normale, un Juventus-Crotone. Ordinaria amministrazione l'ha definita ieri Romeo Agresti, sì, sono assolutamente d'accordo, però per noi... Noi, in senso community di Luca Toselli, Juventus Crotone, era una partita nella quale ci eravamo dati un appuntamento e ci eravamo quasi, avevamo scommesso con noi stessi sulla Juventus, cercando di creare un cammino ideale per arrivare poi al 22 di febbraio e dire ce la possiamo ancora fare, non ce la possiamo fare. Perché avevo creato quel road to Crotone? Perché nasce esattamente dopo la sconfitta in Serie A con l'Inter e prima della vittoria in Supercoppa con il Napoli, esattamente in quel frangente, in quel momento lì. E in quel momento vi dicevo che lo scudetto, secondo me, era ormai completamente andato, che la Juventus non avrebbe vinto lo scudetto. Avevo detto anche che arrivati al 22 di febbraio, nel caso in cui avessimo avuto 46 punti, il discorso sarebbe stato completamente diverso. Ora, guardando la classifica ad oggi, notiamo che l'Inter è in assoluta rincorsa, anzi evasione, noi siamo in rincorsa, sta scappando dopo aver vinto il derby di Milano che ci ha avvicinato al Milan. L'Inter è la squadra da battere ad oggi. Non sono sorpreso, nel video post interview vi dicevo che secondo me l'Inter era la candidata ideale allo scudetto per una serie di motivazioni: continuità del progetto, larghezza della rosa, mancanza di impegni, possibilità di riposare e di schierare quasi sempre i migliori giocatori nelle migliori condizioni possibili, e un allenatore come Antonio Conte che non si vuole assolutamente far sfuggire l'occasione di vincere uno scudetto, magari anche ai danni della Juve, dato che abbiamo visto non essersi lasciati proprio benissimo, l'abbiamo visto in Coppa Italia. Quindi tengo a ribadire ancora questa cosa: secondo me ad oggi l'Inter è la favorita numero uno per lo scudetto, e non è per buttare pressione all'Inter, non è per portare sfortuna alla Juventus, non è perché abbiamo fatto 45 punti invece di 46 nel road to Crotone. Semplicemente credo che l'Inter in questo momento abbia tutte le carte in regola per vincere lo scudetto, e soprattutto non dipende solo da noi, come dicevo già in un altro video. Ad oggi dipende anche dagli altri, devono sbagliare anche gli altri, e il Milan ha iniziato a sbagliare. Quindi domani, qui sul canale YouTube, uscirà un nuovo video che è il Road to Benevento, per darci un nuovo appuntamento tra un mese, ipotizzare una classifica ideale e capire quanto dobbiamo allungare rispetto a tutte quelle dietro e quanto dobbiamo avvicinarci a quelle davanti. Non dimentichiamoci che abbiamo sempre una partita da recuperare, che è con Juventus-Napoli, che non abbiamo giocato in ottobre. Partiamo a fare le pagelle dopo aver fatto un attimo questo punto della situazione chiave scudetto, e vi dico che ieri sera avrei gradito, anzi ho gradito, vedere una Juventus vincere con tanti gol. Perché ci voleva una serata del genere? Ieri sera vi chiedevo un favore, e cioè di concentrarci unicamente sul fatto che abbiamo vinto una partita. Abbiamo fatto 3 punti, abbiamo fatto 3 gol e non abbiamo mai subito. Io voglio ripartire esattamente da qua, ma oggi voglio anche sottolineare alcune cosine che ho visto e non è che mi siano piaciute proprio tanto, e sulle quali probabilmente sento un po' un campanello d'allarme sul quale bisognerà continuare a lavorare per cercare di migliorarsi e uscire definitivamente da questa situazione. Perché i primi 30 minuti di ieri sera, prima dei gol di Ronaldo, non sono stati entusiasmanti. Anzi, il Crotone, in più di un'occasione, ha avuto delle ripartenze interessanti, ha avuto un'occasione su tutte con Danilo che scivolava in area di rigore, ha avuto del possesso palla, ha avuto un attimo in cui il pallino del gioco poteva anche avercelo lui, il Crotone, ovviamente, e nella quale la Juventus era ancora un po' imballata, non capiva come muoversi, salvo poi
iniziare a giocare molto di più sulle fasce e conquistare appunto il dominio proprio lì. Non è un caso che il primo gol nasca da un cross dall'esterno e poi ci sia un capolavoro di Ronaldo in fase di smarcatura, di smarcamento, dove va ad anticipare Luperto, dopo fa un gol bellissimo dei suoi. Allora, Buffon, sei politico, anche se in realtà bisognerebbe dargli di più, non tanto per gli interventi che ha fatto il portiere, quanto più per la voce, le grida, il sostegno, l'aiuto, l'accompagnare la squadra, guidare, telecomandare. Ho visto un sacco di meme che evidenziano come Buffon sia il vero allenatore della Juventus invece che Pirlo. Ovviamente fa ridere come cosa, però quando c'è Gigi si sente sempre di più questa cosa rispetto a quando c'è Szczesny. Non è un attacco a Szczesny, una critica a Szczesny, è soltanto un evidenziare un fatto che ho notato. Gigi aiuta sempre tantissimo tutti i giocatori, cerca di spronare, cerca di indirizzare anche con i più giovani, soprattutto con i più giovani. Li invoglia, li carica, prova a galvanizzarli. Quindi sei politico Buffon, ma sarebbe di più per questa cosa qua. Danilo e Demiral sono quelli che mi sono piaciuti meno all'interno della difesa, ma in realtà anche De Ligt. Ok, facciamo così. Ragioniamo e cerchiamo di capire che cosa vogliamo dire. Perché Alexandro ovviamente ha fatto l'assist e quindi il voto deve essere più alto. Alexandro, che però non mi sembra ancora al 100%, è una di quelle cose che voglio sottolineare, no? Quindi il voto più alto della difesa va a Alexandro, che ha sbloccato la gara con quel cross. Prima di quel cross e anche dopo quel cross ci sono state tante situazioni nelle quali guardavo Alexandro e dicevo: diavolo, tocca troppo il pallone. È sempre lì che tocca un tocco in più il pallone, piuttosto che fare un passaggio chiave, piuttosto che fare un cross, piuttosto che passarla indietro e far allungare, ripartire l'azione con dei passaggi, con delle tempistiche giuste. Sempre un po' in ritardo di condizione, non solo nei piedi probabilmente, ma anche a livello di testa. Questo perché Alexandro quest'anno non è stato molto presente, ok? È un giocatore che prima un infortunio, e poi un'influenza, e poi una ricaduta, e poi non stava bene, poi il Covid, e non c'è mai stato, non ha mai avuto la continuità, ha saltato praticamente tutta la preparazione, quindi è normale che sia così. Ieri sera, e da tanto tempo a questa parte, continuo a sentire che Frabotta è meglio di Alexandro. No, assolutamente no. Non diciamo eresie, non diciamo cose che non sono assolutamente vere. Alexandro è sicuramente un giocatore più pronto per la Serie A, più tecnico, più qualitativo, anche per la Champions League, per la Juventus, è un giocatore importante per la Juve Alexandro. Che non sia il miglior Alexandro, che non sia il miglior terzino sinistro al mondo, questo penso che sia sotto gli occhi di tutti. Alexandro ha avuto una caduta, una ricaduta rispetto al passato. Però è anche vero che ci sono dei momenti della stagione nei quali è utile aggrapparsi ad Alexandro, e queste partite qua, come quella col Crotone, sono utili per fargli mettere benzina nelle gambe e nella testa. Quindi 7 perché ha sbloccato la partita, ma questa cosa va un po' puntualizzata. Poi Danilo, Demiral e De Ligt sono tutti da 6,5, bene o male. De Ligt e Demiral perché non hanno mai fatto toccare palla agli attaccanti, non hanno mai permesso agli attaccanti di tirarci in porta, quindi continuità in questo processo di crescita difensivo, quasi non possesso palla. Abbiamo anche difeso attaccando, quindi spingendo alti con De Ligt e Demiral, soprattutto De Ligt che andavano ad impostare anche alti, quindi una buona prestazione dei difensori. Danilo, ottimo nelle coperture, ottimo nelle diagonali, come sempre. Forse non proprio concentratissimo, però. Ci sono state un paio di occasioni, tipo quando ha preso il cartellino giallo e quando ha rischiato addirittura di prendere il secondo cartellino giallo, nei quali ho detto, non è proprio, forse, lucidissimo. Perché probabilmente, al contrario di Alexandro, che ha bisogno di qualche partita per mettere nel motore, nel cervello, nelle gambe, tutte queste informazioni, Danilo ha bisogno di riposare. E non dico per fortuna, perché ha preso il cartellino giallo e quindi sarà squalificato con l'Hellas Verona sabato sera, non dico per fortuna, perché guardo la rosa e dico, beh, adesso che ci mettiamo a destra, ma allo stesso tempo per lui dico sì, per fortuna, perché probabilmente ha bisogno un attimo di rifiatare e di riposarsi un attimo per ricaricarsi e tornare impeccabile come l'abbiamo visto in questa stagione. Poi, McKennie, Bentancur e Ramsey. Allora, finalmente una prestazione positiva del centrocampo, ok? Questo è da sottolineare. Bentancur ha fatto una buona prestazione rispetto alle ultime, dove non mi era piaciuto, dove non mi era assolutamente piaciuto. C'è una cosa che va sottolineata: la Juventus ieri non impostava allo stesso modo con cui è impostato col Napoli. Bentancur non andava ad abbassarsi tra due centrali e andare a prendere il pallone. No, non l'ha fatto, come abbiamo fatto con Napoli, Porto, Inter. No, non l'ha fatto. Perché? Perché probabilmente Pirlo ha capito che Bentancur quella cosa non la può fare e l'ha fatto rimanere più alto, dove non aveva necessità di impostare dal basso. Io sono dell'idea che impostare dal basso sia ottimo, sia uno dei punti chiave, anche in chiave europea,
per avere un gioco più europeo bisogna impostare dal basso, ma bisogna impostare dal basso con giocatori abili a impostare dal basso, perché se vuoi impostare dal basso e ci sono io che ti devo fare la manovra dal basso, io ho due roncole al posto dei piedi, e piuttosto che impostare dal basso io servo dei palloni agli attaccanti uno dietro l'altro, e ti fa venire voglia di bestemmiare tutti i santi sul calendario. Bentancur non è in grado di fare questo, non voglio ritornare sul discorso perché ne abbiamo già parlato tantissimo, e apprezzo il fatto che Pirlo non gliel'abbia fatto fare ieri sera e si sia giocato sugli esterni, e che questo gioco sugli esterni sia stata poi la chiave per andare a sfondare il Crotone, andare a sfondare la difesa del Crotone. E quindi ben venga adattare il tipo di gioco della squadra a seconda dei giocatori che abbiamo in campo, delle caratteristiche che abbiamo in campo, perché non possiamo prendere un modo di giocare e dire copia e incolla a seconda di tutte le formazioni. Non può esistere, non può esistere nella rosa della Juve, non può esistere in questa rosa dove abbiamo dei giocatori con delle caratteristiche uniche. Un'altra cosa che mi è piaciuta è McKennie davanti alla difesa. Non è ancora il miglior McKennie, questo va sottolineato, Bentancur 6 e mezzo, non è il miglior McKennie, va sottolineato, ha fatto gol, ma non è il miglior McKennie. Stesso discorso per Danilo, è uno di quelli che ha tirato la carretta fino adesso e si sta vedendo che è un po' stanco. Ha fatto gol, ha fatto una buona prestazione, il voto è 7 perché come Alessandro è stato determinante fino al risultato, ma anche lui probabilmente ha bisogno di recuperare energie fisiche e mentali, soprattutto fisiche, mi viene da dire, perché McKennie, il miglior McKennie, se ce lo ricordiamo, è quello che è ovunque. Ieri ha giocato molto vicino a Bentancur ad aiutarlo in protezione della difesa, a protezione della squadra del giro palla, dove ieri sera lui ha fatto un discreto giro palla dal secondo gol di Ronaldo in poi, dal primo gol di Ronaldo in poi, dove all'inizio invece era un po' più titubante, proprio perché secondo me si aveva anche un po' paura a provare un altro tipo di gioco rispetto a quello che abbiamo fatto nelle ultime partite dove Bentancur si abbassava. Ci è voluto un po' per assestarsi e capire che alla fine il pallone non scottava, che stai giocando contro il Crotone, che sei una squadra più forte del Crotone, che devi fare la partita contro il Crotone. E ieri sera abbiamo fatto la partita contro il Crotone. Poteva finire 10-0, come ho già detto. Quindi bene. Ramsey mi è piaciuto. Ramsey finalmente mi è piaciuto in quella posizione strana di esterno, di sinistra. Ramsey ha fatto l'assist per Ronaldo ed è stato intelligentissimo, secondo me, Ramsey, andare a prendere quel pallone e capire che quel pallone sarebbe rimasto in campo e capire che Ronaldo ci avrebbe creduto. Quindi è stato un bellissimo ragionamento da parte di Ramsey. Ha preso una traversa e ha fatto anche altre giocate discrete a livello tecnico. Quindi non, ancora una volta, ci tengo a ribadire, non abbiamo fatto la partita della vita. Va sottolineato che era il Crotone, va sottolineato che noi siamo la Juventus, ma ha sottolineato anche il fatto che all'andata abbiamo fatto 1-1, abbiamo lasciato indietro 2 punti. Quindi prendiamoci di buono tutte queste cose. Come avevo detto, con la SPAL, tra l'altro, dove Ramsey non mi era piaciuto, ho detto non puoi non piacermi nemmeno contro una squadra di Serie B. Ora Ramsey è tornato, ha fatto un periodo in cui non è stato bene, ha avuto un infortunio, ora è tornato e dovrà essere un giocatore in grado di darci una mano. Dovrà assolutamente darci una mano, quindi va bene, ha fatto una buona partita, ricordiamoci però il contesto, contro una squadra di Serie B. Che lotta per non andare in Serie B, la Serie B era la SPAL, scusate, ho avuto un lapsus. Quindi 6,5 anche per Ramsey. Poi, davanti, c'è Federico Chiesa, che tolto Ronaldo per me è migliore in campo, perché quando gioca così Chiesa veramente è uno spettacolo per gli occhi, sono quei giocatori che mi vanno a galvanizzare, che mi fanno essere contento di aver visto la partita, perché so che c'è uno che sputa sangue per la maglia, da tutto per la maglia. Poi ho qualche errore tecnico, qualche imprecisione, qualche giocata in cui ho detto ma no, ma Chicco, ma cosa stai facendo? Ma nel complesso gigante Federico Chiesa, un giocatore gigante, 7, secco 7. Quella giocata sull'esterno dove gli è andato la palla sulla corsa, lui è rientrato e ha tirato di mancino, mi è piaciuta tantissimo, perché vuol dire che è in fiducia e prova anche le giocate complicate. Bravo Federico, ma continua così per favore, che veramente stai diventando uno dei migliori giocatori della Juventus in questa stagione. Davanti, dalle due facce. Ronaldo l'ho visto molto nervoso e anche arrabbiato, anche nel pre-partita si vedeva molto arrabbiato. Ha sbagliato 2 gol che non sono da lui. Ha segnato 2 gol bellissimi per quanto mi riguarda, perché sono di una difficoltà incredibile entrambi i gol, per quanto possano sembrare banali, perché lui certe cose le fa apparire banali, sono 2 gol molto complicati, soprattutto il secondo di cui abbiamo già parlato ieri, un misto di tecnica, elevazione, cattiveria, da fuori classe, perché quei gol lì li fa solo Cristiano Ronaldo. Ne ha sbagliati 2 che non sono da lui. E l'ho visto anche molto arrabbiato di aver sbagliato 2 gol che non sono da lui, segno che in questo momento tutta questa negatività che sta avvinghiando la squadra, lui la prende e la trasforma in fame e in voglia.
ogni tanto può sembrare spocchioso, arrogante, annoiato del fatto che la squadra non stia girando esattamente come vuole lui, ma è perché lui ci crede e ne ha veramente voglia. E ieri sera mi ha veramente fatto capire che ci sta tenendo in questo momento e vuole cercare di tirar fuori la testa che non gli è andata giù la partita di Champions. Dirò una cosa che a molti potrebbe far arrabbiare. L'unica possibilità che abbiamo di vincere lo scudetto è legata a Cristiano Ronaldo. E non perché non abbia fiducia nella Juventus. No, assolutamente no. Ma perché nei momenti di difficoltà, e questo è un momento di difficoltà estremo, siamo a meno X punti dalla vetta e non dipende da noi, tutte le partite che dipendono da noi bisogna aggrapparsi a quello che è il fuoriclasse assoluto. Poi ovvio che la squadra dietro deve ragionare, ci deve essere una buona fase difensiva, ci vuole un buon approccio alla partita, ci vuole 11 giocatori che lottano, sputano sangue come fa Federico Chiesa. Ma le partite in questa squadra, l'abbiamo capito, te le vince Cristiano Ronaldo. Quando Cristiano Ronaldo non sta bene è sempre terribilmente più difficile. E non è che se questa cosa è sempre stata così, magicamente cambierà. No, continuerà ad essere così. Quindi l'unica speranza che abbiamo di vincere lo scudetto si chiama Cristiano Ronaldo. E mi auguro il recupero di Dybala e il ritorno di Morata ad alti livelli. Perché se no stiamo veramente facendo molta fatica. 7,5 Cristiano Ronaldo. Nonostante quei due gol mangiucchiati. 6 a Kulusevski, ma con riserva. Rimandato a settembre. Gli do il debito. Gli do 6, ma poi voglio interrogarlo subito quando torno dalle vacanze. Allora, Kulu ha fatto una partita strana, dove in fase difensiva, fase di non possesso, ancora tantissima roba, perché va a pressare, va a prendere il pallone. Quando ha palla lui, io l'ho detto anche ieri sera in live, mi sembra una candela bellissima, con una fiamma che potenzialmente è stupenda, ma con la miccia corta così, e che brucia subito. Quindi tu quella candela bellissima la vedi per un istante, dopo quell'istante si brucia e non si accende più, o si riaccende a fatica. Questo è Kulusevski. Fatto due giocate di altissimo livello, una bellissima su Marrone dove gli procura l'ammunizione, e tante giocate dove sembra iniziare bene e poi finiscono male. E Pirlo stesso glielo sta dicendo, e l'ha detto, l'ha ribadito anche ieri sera in conferenza, è un giocatore che deve imparare, che non è come giocare nel Parma, giocare nella Juventus, e sono completamente d'accordo. Io sono dalla parte di Kulusevski, e so che ci sono mille motivazioni che mi spingono a dire Kulusevski ce la farai, ma devi affrontare un discorso di crescita. Kulusevski non è quello il tuo ruolo, ma devi affrontare un discorso di crescita. Kulusevski hai tantissimo potenziale e tramite questo percorso di crescita devi dimostrarcelo al 100%. Noi non abbiamo ancora visto Kulusevski quest'anno, ve lo dico tranquillamente. Come vi dico che per vincere lo scudetto dobbiamo aggrapparci a Ronaldo, vi dico che il miglior Kulusevski non abbiamo ancora mai visto e che sarà bellissimo vederlo e accorgerci che abbiamo veramente comprato un buon giocatore. E c'è caso che non lo vedremo in questa stagione. Quindi aspettiamolo e diamogli fiducia, perché questo è un ragazzo che ha delle grandissime potenzialità ancora inespresse, purtroppo, mi viene ad aggiungere. Quindi, rimandato, con riserva. Gli ingressi. Allora, datemi un attimo che cerco di capirli. Ok, ce ne sono 3 a cui diamo il voto, perché fra Botte e Dipardo non li possiamo valutare, hanno giocato troppo poco. Morata e Bernardeschi sono entrati abbastanza bene, soprattutto Bernardeschi, di questo sono contento, quindi 6 politica Morata. Invece voglio dare un po' di più a Bernardeschi, gli do 6 più, 6,5, quello che volete, insomma, per capire che non è il votino della sufficienza. Ha fatto, secondo me era carico, era organizzato anche forse dal fatto che era un ex squadra, ma anche alcune giocate tecniche che non gli vedevo fare da tempo, quindi sono soddisfatto dell'ingresso di Bernardeschi. Prima di parlare di Fagioli, che è il punto focale del video e del discorso che voglio fare, voglio parlarvi di Pirlo, dirvi che sono contento che abbia cambiato questo approccio alla partita, non giocare per vie centrali, non cercare il palleggio dal basso a tutti i costi perché non abbiamo i giocatori, ma allargarci, cercare la profondità, cercare gli spazi, anche le verticalizzazioni, i lanci lunghi a scavalcare la linea difensiva del Crotone. Quindi una partita impostata in un modo diverso dalle ultime, che è stata efficace. Quindi non c'è vergogna nel voler cambiare la propria idea o modificare il proprio principio di gioco a seconda dei giocatori, anzi è un sinonimo secondo me di intelligenza. Quindi l'ha preparata bene, ha fatto giocare i giovani, abbiamo vinto con tanti gol di scarto, Ronaldo ha fatto una doppietta, questo passa anche dall'impronta che da Pirlo, quindi 6,5. Vi faccio però un discorso su Nicolò Fagioli che secondo me merita 7, gli voglio dare 7 come voto in pagella, ma i contesti. Prendiamo i contesti.
Kulusevski è un giocatore che hai pagato 40 milioni di euro, che aveva già fatto un'ottima stagione in Serie A, veniva da doppia cifra di gol e di assist l'anno scorso con il Parma, e purtroppo non ha ancora avuto un grandissimo impatto. Ed è un 2000. Nicolò Fagioli è un giocatore che ieri ha esordito per la prima volta in Serie A con la Juventus, ha soltanto un anno in più di Kulusevski, perché è un 2001. Non ha esperienza ad alti livelli in Serie A, assolutamente no, non ci aveva mai giocato. L'unica esperienza che aveva avuto con la Juventus era in Coppa Italia contro una squadra di Serie B. Ieri è entrato, ha fatto molto bene, perché ha delle grandissime potenzialità e si vede il modo che ha di trattare il pallone e il modo che ha di ragionare, diverso, anche se vogliamo, da quello dei nostri centrocampisti, Arthur escluso. E quindi ben venga Fagioli in prima squadra e ben venga a vedere ancora tante volte Fagioli, sapete che sono entusiasta di questa cosa. Ma va sottolineato una cosa e va affrontato un contesto. È entrato in una situazione in cui la Juve vinceva 3-0 in casa contro il Crotone. Non dimentichiamoci mai questa cosa. Non cannibalizziamo Nicolò Fagioli, che sembra finalmente un prospetto interessantissimo che ricalca le olme di Marchisio. Non mangiamocelo, non bruciamocelo. Diamogli fiducia, diamogli sostegno, anche quando sbagli. Sbaglierà! E sbaglierà. Ma sbaglia Cristiano Ronaldo, sbaglia De Ligt, sbaglia Buffon, ma non sbaglierà Fagioli? Certo che sbaglierà. Non è un titolare della Juventus, come non lo è Frabotta perché c'è Alessandro, non lo è Fagioli perché c'è Arthur, o perché c'è Bentancur anche, che pur non essendo un regista è comunque ad oggi più forte e più pronto di Fagioli. Ci vuole tempo con i giovani, e il tempo non è una partita, due partite, tre partite, una stagione, può volerci tantissimo. Marchisio, cos'è diventato per la Juve? Una bandiera che siamo ancora qua a sfregarci le mani. La carriera di Marchisio nasce dalla retrocessione in Serie B, che gli dà la possibilità di giocare nella Juve, e l'anno dopo in Serie A non è nella Juve, va a Empoli con Giovinco e si fa le ossa ancora una volta in un'altra stagione. Ci sono dei percorsi di crescita da parte dei giovani. Poi certo, mi potete venire a dire che ci sono dei giocatori che vengono buttati nella mischia, nelle bighe europee, e c'hanno i coglioni di, ma non possiamo sapere come reagisce Fagioli, come reagirà Fagioli. Quindi con calma, per favore, non roviniamo il ragazzo che ha grandissima potenzialità. Ci vediamo domani per il Road to Benevento. Setta Fagioli, ma...